Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video di Bix Coven. Il canale YouTube è interamente dedicato a fatti macabri, horror e true crime. Al video di oggi tengo davvero tantissimo e so che anche molti di voi, perché la storia di oggi è davvero spaventosa e terribile allo stesso tempo sotto diversi aspetti. Di storie tristi su questo canale ne abbiamo conosciute diverse, ma questa, se possibile, è tra le peggiori. Da quando ho aperto questo canale, una delle storie maggiormente richieste è stata proprio questa, quella di Junko Furuta. Junko, scusate se pronuncerò male i nomi, ma non so il giapponese, so pochissime parole. La storia di Junko è una delle più tragiche che abbiamo conosciuto. Davanti a queste storie così terribili molto spesso ci sentiamo estremamente impotenti e forse l'unico modo per poter dare giustizia in un certo senso a ricordare queste persone, com'erano, cosa è successo. Mantenervi un ricordo è un po' un modo per non dimenticarle e credo che sia proprio questo il motivo che vi ha fatto richiedere in così tanti la sua storia. Proprio per questo spero che questo video vi faccia conoscere una storia e una persona che non conoscevate. I commenti e i like mi aiutano a fare sempre nuovi video e se avete delle storie da suggerirmi, come al solito, scrivetele qui sotto, perché quelle maggiormente votate verranno raccontate nel prossimo video. Qui trovate anche il mio Instagram e molto spesso vi chiedo lì quale storia trattare. E nel caso vi andasse di taggarmi mentre guardate i miei video, a me fa sempre tantissimo piacere, quindi grazie mille. La maglietta che indosso la trovate nel mio shop e trovate il link qui sotto. Ma iniziamo immediatamente con la storia di oggi. La storia di Junko Furuta è terribile, una delle peggiori che abbiamo raccontato su questo canale. Ci saranno molti dettagli sensibili, molti dettagli espliciti, il video è parecchio duro e nel caso questi fossero dei temi sensibili per voi, troverete sicuramente tanti altri video sul mio canale, soprattutto le copertine in cui sorrido, sono dei video un pochino più soft. Ma iniziamo con la storia di Junko. Questa storia, se non la conoscete, oppure se la conoscete già, vi colpirà, perché nonostante passino gli anni, ancora oggi colpisce e rattrista tantissime persone. La storia accade a fine degli anni 80, in Giappone, vicino Tokyo. Junko era una ragazza di solamente 17 anni e frequentava la scuola superiore Yasho Minami. Inoltre lavorava anche part-time. Lei viveva con la sua famiglia, con padre, madre, un fratello maggiore e una sorella minore. Junko era un po' la figlia che tutti desiderano avere. Era una ragazza assennata, studiosa, che aveva come obiettivo principale quello di andare molto bene a scuola, così da poter andare all'università. E proprio per questo tentava di non distrarsi, quindi non andare molto spesso alle feste, inoltre non beveva, non drogava, non fumava, niente di tutto ciò. Per diverse motivazioni, infatti, Junko era molto popolare nella sua scuola, sia perché era un'ottima allieva, un'ottima studentessa, ma anche perché era molto bella. In molti erano innamorati di lei, tra cui Hiroshi Miyano. Anche lui era famoso nella scuola, ma per motivazioni completamente opposte rispetto a quelle di Junko. Se lei era un'ottima ragazza, lui in realtà era un bullo. Si prendeva gioco degli altri, era violento. Nessuno osava opporsi a lui, non solamente per via della sua pericolosità all'interno della scuola, ma anche per le sue connessioni. Infatti Miyano è vicino alla Yakuza, la mafia giapponese. Nessuno si era mai opposto a lui, nessuno. Neppure osavano dir lui un no, tranne Junko. Miyano infatti avrà una cotta per lei, ci proverà e lei gli dirà che non è alla ricerca di una relazione. Lo fa in maniera estremamente gentile. Il rifiuto di Junko è un atto legittimo, un atto che tutte le ragazze, tutte le donne devono avere. Non è uno scherzo dire di non cercare una relazione o di non essere interessati a qualcuno. È semplicemente esprimere la propria libertà di scegliere con chi uscire e chi amare. Però questo non volere una relazione con quella persona o in quel momento, per molti uomini viene considerato qualcosa di inaccettabile da parte delle donne. Non una loro libertà, ma un affronto. E proprio per questa motivazione molte donne che rifiutano degli uomini o che si vogliono lasciare da loro, molto spesso diventano vittime della violenza, vittime dell'odio di queste persone solamente per aver esercitato la propria libertà. Sul momento questo rifiuto in un certo senso non sembra nulla, però con l'andare del tempo diventerà qualcosa di più e segnerà per sempre la storia di Junko. Infatti il 25 novembre del 1988 Miyano è con un suo amico, Nobuharu Minato. Loro stanno vagando nei pressi di Misato, un luogo della prefettura di Saitama. Minato e Miyano sono due criminali e si aggirano lì intorno con uno scopo per la serata, ovvero quello di rapinare e stuprare diverse donne. Ma verso le 8:30 di sera vedono passare Junko. Lei è sulla bicicletta e sta tornando verso casa dopo una giornata di lavoro. E i due criminali proprio lì decidono di mettere in scena un piano per far del male a Junko. E chi architetta questo piano è Miyano.
Yano, ovvero quel ragazzo rifiutato da Junko. Dice a Minato, il suo amico, di attaccarla e di prenderle alla brici. Così lui può arrivare da lei in suo soccorso facendo finta di passare per caso di lì. I due infatti fanno esattamente così. Minato prende la brici di Junko e proprio lì arriva Miyano, che fa finta di essere lì per caso e si offre un po' come l'eroe salvatore. Si offre addirittura di accompagnarla sana e salva verso casa. Junko accetta, è felice di avere un aiuto, è felice anche di vedere qualcuno che conosce. Purtroppo Miyano ha un altro obiettivo e Junko se ne renderà conto molto presto, perché infatti il ragazzo la porta in un magazzino lì vicino. Proprio lì le rivelerà le connessioni con la Yakuza. Junko capisce subito il pericolo e lo supplica di lasciarla andare, ma Miyano la minaccia di morte e proprio lì la supererà diverse volte nel magazzino e poi la porterà in un hotel lì vicino. Mentre Junko è sconvolta e spaventata da questa violenza, Miyano chiama altri suoi amici. Chiama per esempio Minato, quello che l'aveva aiutato a mettere in scena tutto il piano della bicicletta, ma chiama anche Yogura e Yasushi Watanabe. I ragazzi gli dicono di non rilasciare la ragazza perché anche loro la vogliono stuprare. E purtroppo Junko non è neppure la prima vittima di questi ragazzi, perché a quanto pare hanno un passato in cui rapivano le ragazze e le donne e facevano loro del male, le segregavano e le stupravano in gruppo. Questi ragazzi hanno in media tra i 16 e i 17 anni e già hanno questi precedenti. Purtroppo però, nonostante i precedenti, potevano continuare ad attuare questi crimini terribili per via di diversi tabù. Il tabù legato alla violenza verso le donne, che molto spesso mette in imbarazzo le vittime, non vengono credute, ma soprattutto la paura. Insomma, sono dei ragazzi collegati alla criminalità organizzata e quindi questo spaventava ancora di più le loro vittime. Alle 3 del mattino Miyano porta Junko in un parco in cui si incontra con i suoi amici, in cui le dice e la obbliga a fingersi la sua fidanzata. Questi criminali lì decidono di non lasciare la ragazza, decidono di tenerla e anzi decidono di segregarla dentro casa di uno di loro, di Minato, quello della bicicletta. I ragazzi però minacciano Junko e dicono di non dire assolutamente nulla, di non tentare di scappare, non tentare di chiedere aiuto, perché loro hanno scoperto dove vive, sanno dove abitano i suoi genitori, suo fratello, sua sorella, e minacciano i genitori di morte nel caso lei avesse tentato di scappare, di chiedere aiuto. Passano 2 giorni, il 27 novembre i genitori di Junko chiamano la polizia perché la ragazza è scomparsa. Junko è una ragazza così affidabile che non scomparirebbe mai così da zero, così i genitori sono maggiormente preoccupati. Non è da Junko non farsi sentire e sparire nel nulla. Inoltre è una ragazza che non frequentava feste, non mancava mai da scuola, non frequentava cattive compagnie, proprio per questo è così strana questa scomparsa. C'era qualcosa che non quadrava. I rapitori però capiscono questa cosa e per evitare che la polizia si possa interessare al caso di Junko, quindi evitare una massiccia caccia all'uomo, decidono di far chiamare a Junko la madre. Junko purtroppo non poteva chiedere aiuto, era ricattata e doveva dire solamente quello che gli venisse detto e basta. Altrimenti lei e i suoi genitori, i suoi fratelli, l'avrebbero pagata. I ragazzi costringono Junko a chiamare sua madre e a dire di essere scappata, di essere con un amico, però di non preoccuparsi perché è al sicuro. La costringono anche a dire alla madre di chiedere alla polizia di smetterla con le indagini, perché in realtà non è una ragazza scomparsa, ma se ne è voluta andare da sola. Ma in verità sappiamo benissimo che Junko è una ragazza rapita e segregata. È segregata dentro casa di Minato. Minato non abita da solo. È un ragazzo di 16 anni e abita con i suoi genitori, in più con suo fratello. Inizialmente i rapitori e i stupratori di Junko la costringono a fingersi la fidanzata del ragazzo quando si trova nei paraggi dei genitori. E se questo vi sembra terribile, ovvero costringerla a fingersi la fidanzata di uno dei suoi stupratori, le cose peggioreranno ancora di più, perché dopo alcuni giorni le diranno di smetterla di far finta, perché tanto si sono resi conto che i genitori di Minato hanno capito tutto e non hanno nessun problema con tutto ciò. Vogliono far finta di niente, non hanno nessuna intenzione di riportare tutto alla polizia, di denunciare che il loro figlio sta tenendo segregata una ragazza. I genitori, così come il fratello di Minato, da subito si rendono conto che quella ragazza è stuprata quotidianamente, torturata e segregata. Però decidono sin dall'inizio di girarsi dall'altra parte per diverse motivazioni. Uno dei primi motivi è che Minato è un ragazzo violento, diverse volte si è rigirato contro i genitori e i genitori si vogliono letteralmente lavare le mani sulle violenze che sta subendo quella ragazza. Inoltre hanno un'altra paura, ovvero il fatto che il figlio sia amico di Miyano, ovvero un ragazzo collegato alla mafia. La loro decisione, così come quella di altre persone connesse a questa vicenda, porterà Junko a subire 44 giorni da incubo di torture, stupri e violenze. I ragazzi quotidianamente stupreranno Junko e anzi Miyano chiamerà anche dei suoi colleghi della mafia per far torturare e stuprare Junko. Junko rimarrà segregata per 44 giorni e si ipotizza che durante questi 44 giorni abbia subito dai 400
100 ai 500 stupri. E si sa con certezza che quasi 100 persone fossero a conoscenza delle violenze subite da Junko. Quasi 100 persone sapevano che questa ragazza era segregata e torturata. Quasi nessuna di loro farà nulla, quasi nessuna di loro riporterà tutto alla polizia e quelle poche che lo faranno purtroppo non avranno fortuna. Junko purtroppo era sottoposta ogni giorno a delle violenze totalmente disumane. Aveva acqua e cibo che erano limitatissimi, la facevano praticamente morire di fame. La picchiavano in continuazione, oltre agli stupri la usavano come un sacco da box, hanno detto, picchiandola a mani nude, con dei tronchi, con delle sbarre di metallo. La costrinsero diverse volte a ingoiare quei dischi di metallo che si mettono alle sbarre per fare i pesi, quelli che si usano per i bilancieri. La costrinsero a ingoiare scarafaggi vivi, la propria urina. La lasciavano perennemente nuda per farla sentire umiliata. La costrinsero a masturbarsi davanti a loro. La stuprarono a rotazione e la stuprarono anche con diversi oggetti. Le inserirono diverse volte delle lampadine oppure ancora dei fuochi d'artificio nei genitali o addirittura nell'orecchio. La bruciavano quotidianamente con delle sigarette su tutto il corpo e sui genitali. Diverse volte le buttarono della cera bollente sulle palpebre. Le bucarono diverse volte il petto con degli aghi e addirittura le strapparono una volta un capezzolo con una pinza. Minato e Miyano non sempre facevano tutto da soli. Oltre al gruppo principale di questi ragazzi, oltre agli amici di Miyano della Yakuza, ogni tanto costringevano anche altri ragazzi a torturare e stuprare Junko sotto minaccia. Il fine era quello di minacciarli così poi da ricattarli e averli in pugno. Tra i torturatori per esempio c'era Nakamura o Kochi Iyara. Quest'ultimo, per esempio, una volta uscito da quella casa degli orrori, si confidò con suo fratello e suo fratello a sua volta ne parlò con i genitori e i genitori segnalarono tutto alla polizia. In questo momento la polizia ha ricevuto una segnalazione. Proprio questo momento teoricamente potrebbe cambiare tutto, potrebbe cambiare letteralmente la direzione di questa storia, perché la polizia arriva a casa di Minato e chiede se ci sia una ragazza, ma sull'uscio viene detto ai due poliziotti che lì non c'è nessuna ragazza e anzi, se non si fidano, possono anche entrare in casa e controllare. La decisione dei poliziotti purtroppo condannerà Junko a altro orrore, perché i poliziotti non entrarono, sentendosi dire che se solo volessero potevano entrare, per loro era un po' una prova di un'innocenza, che quindi queste persone non avevano nulla da nascondere e per questo non controllarono mai quella casa. Quel giorno era il 16° giorno in cui Junko era segregata. Erano 16 giorni delle violenze e nonostante fossero delle violenze terribili, fino a quel punto Junko poteva ancora recuperare fisicamente tutto quello che aveva subito. C'era ancora una speranza. Purtroppo però le cose andarono diversamente e quei poliziotti alla fine di questa storia verranno licenziati, perché la decisione che hanno preso ha condannato una ragazza. Dopo tutti questi giorni di violenza, Junko è sfinita. Nonostante abbia paura per l'incolumità dei suoi genitori e dei suoi fratelli, decide di tentare di chiamare la polizia. A inizio di dicembre infatti Junko tenta di arrivare al telefono e chiamare la polizia. Purtroppo però verrà sorpresa da Miyano e poco prima che possa dire tutto alla polizia, possa chiedere aiuto, lui riattaccherà il telefono, chiamerà la polizia e dirà che c'è stato in realtà un errore, insomma, e tenta un po' di risolvere la situazione. E purtroppo la polizia gli crederà. Ancora una volta la polizia ha dei segnali che portano direttamente a questi ragazzi già con delle connessioni ambigue, già con dei precedenti di un certo tipo, eppure li ignoreranno, non interverranno e lasceranno Junko a una violenza ancora peggiore, perché dopo il tentativo di chiedere aiuto da parte di Junko, Miyano è furioso, così come gli altri ragazzi, e decidono di punirla. Le cospargono del liquido infiammabile sui piedi e sulle gambe e le daranno fuoco. Ma non basta, perché la stupreranno realmente con una grande bottiglia, tanto da causarle un'emorragia e delle convulsioni. I ragazzi credono che Junko stia fingendo, che quelle non siano delle convulsioni vere, credono stia fingendo di essere epilettica, così decidono di darle di nuovo fuoco. La tortureranno e la stupreranno di nuovo. Gli orrori subiti da questa ragazza sono così immaginabili che la ragazza non chiede più di essere rilasciata, non chiede più di essere lasciata in pace, non chiede più di essere liberata. Chiede ai suoi rapitori solamente di ucciderla per far finire quell'incubo. Io non oso neppure immaginare cosa voglia dire, non sperare neppure più che possa esserci una svolta migliore, che quindi il futuro migliore che tu puoi immaginare sia semplicemente quello di essere ucciso. È una cosa terribile. Però questi ragazzi, questi criminali, questi torturatori rifiuteranno anche quello, Junko. Ogni giorno che passa i suoi rapitori si spengono più in là con le torture. Costringono Junko a dormire sul balcone, nuda, ci troviamo a dicembre, fa freddo. A volte la rinchiudono nel freezer. Junko ha i piedi e le gambe completamente bruciate e ha le mani che sono completamente rotte perché spesso si sono divertiti a spaccarle le dita delle mani con un bilanciere. I ragazzi diranno che purtroppo la ragazza per scendere semplicemente in
bagno a darsi una sciacquata, ci metteva più di un'ora per fare le scale. Per via degli stupri, così come delle torture, non riusciva più a controllare l'intestino nella vescica, quindi a volte sporcava il tappeto e per questo doveva subire altre torture e altri stupri. Purtroppo per tutto quello che aveva subito non riusciva neppure più a bere o mangiare, che vomitava e anche per questo veniva torturata. Dopo tutte queste torture, il corpo di Junko, seppure qualcuno si trovasse lì in quella stanza, non sarebbe mai riuscito a riconoscerla, perché il viso era irriconoscibile, era cambiato drasticamente, il viso era totalmente martoriato e tubefatto, parte del suo corpo era paralizzata, molte ferite, soprattutto quelle date dai bruciori, erano diventate infette. E proprio per queste motivazioni i suoi stupratori ogni tanto smettono di stuprarla, perdono interesse nei suoi confronti e così, per compensare in un certo senso, tra mille virgolette, decidono di rapire un'altra ragazza, una ragazza di 19 anni che anche lei stava tornando dal lavoro. La rapiranno, la segregheranno e la stupreranno in gruppo. Il 4 gennaio del 1989 quattro ragazze principali decidono di sfidare Junko e obbligarla a giocare ad un gioco, Mahjong. Mahjong è un gioco molto popolare in Asia, che ha una specie vagamente simile al nostro domino. Lei inaspettatamente vince la partita e questo fa infuriare tantissimi ragazzi. I suoi torturatori inizieranno a colpirla con sbarre di ferro, le daranno pugni e calci, le metteranno delle piccole candele nelle palpebre, bruciandole, facendo cadere della cera bollente sugli occhi, la colpiranno ininterrottamente, tanto che a un certo punto le sue ferite sono piene di infezioni di pus che rilasceranno questi liquidi. I suoi torturatori sono arrabbiati da questa cosa, così decidono di metterle delle buste di plastica attorno alle mani e bloccarle con del nastro adesivo attorno ai polsi. Continuano a picchiarla nonostante tutto e le lanciano come una palla di ferro, quelle che spesso si usano per fini di riabilitazione oppure per sport, gliele lanceranno sullo stomaco e decidono di cospargerle le braccia, le gambe, il volto e lo stomaco di liquido infiammabile e darle di nuovo fuoco. Junko tenterà di spengere questo fuoco, ma ben presto diventerà incontrollabile e nel giro di 2 ore Junko morirà. 2 ore di agonia, oltre tutti i 44 giorni precedenti. Ma i torturatori si accorgeranno circa 24 ore dopo della morte di Junko, quando il fratello di Minato li avvisa e dice che molto probabilmente Junko dovrebbe essere morta. I ragazzi ora sono spaventati in un certo senso, hanno paura di essere accusati di omicidio, così decidono di disfarsi del cadavere, lo mettono in una borsa da sport e decidono di andare in un posto e buttarlo in una mezza specie di rullo di cemento, quei cilindri che spesso si usano per le costruzioni. Lo mettono lì dentro e lo cospargono di cemento fresco e poi lo mettono su un camion che dovrebbe andare nella direzione di Kyoto e sperano così di disfarsi delle prove. Ma fortunatamente la storia non finisce qui. La storia di Junko finisce qui in un certo senso, ma fortunatamente accade una piccola giustizia, davvero piccola. Vi ricordate la ragazza di 19 anni che era stata rapita mentre Junko era lì segregata? Lei denuncerà il suo stupro e il 23 gennaio del 1989 Joe Ura e Miyano verranno arrestati. Il 29 marzo i due poliziotti li interrogheranno a proposito di un abbigliamento intimo, di slip che hanno trovato nelle loro abitazioni, chiedono le spiegazioni. La polizia qui arriverà alla verità, però in una maniera davvero inaspettata, perché tentano di fare un gioco e questo interrogatorio li porta in una direzione che loro non avrebbero mai immaginato. La polizia fa finta di essere a conoscenza di un omicidio da parte di questi uomini, l'omicidio di una donna. Miyano è convinto che la polizia sappia dell'omicidio di Junko ed è convinto che il suo complice, Joe Ogura, lo abbia confessato. Quindi Miyano decide di raccontare alla polizia dove si trova il cadavere di Junko, sperando di avere qualche attenuante giudiziaria nel caso del processo. La polizia lì per lì rimane fortemente disorientata, perché l'omicidio a cui alludevano non era quello di Junko, non avevano idea che Junko fosse morta. La polizia tentava di risolvere un altro caso, ovvero quello di una donna che era scomparsa 9 giorni prima del rapimento di Junko, in cui era scomparsa lei così come suo figlio di 7 anni. E facendo questa domanda hanno risolto l'omicidio di Junko. Purtroppo però quel caso, il caso di quella donna, di quel bambino, rimangono ad oggi ancora irrisolti. La polizia però adesso ha una dritta su un luogo, su dove trovare quel cilindro e si reca lì, trovando così il corpo di Junko, che è ridotto davvero male, è irriconoscibile, ma grazie alle impronte digitali riescono a riconoscerla. Grazie all'analisi del corpo approfondiscono le indagini, riescono a trovare alcuni DNA e riusciranno a portare in tribunali alcuni dei colpevoli. Purtroppo però
di tutti i colpevoli, solamente una piccolissima parte verrà riconosciuta, verrà identificata. Una piccolissima parte di tutte le persone che hanno torturato Junko, ma una parte ancora più piccola rispetto a tutte quelle persone che sapevano e non hanno detto niente alla polizia. Il 1 aprile del 1989 la polizia riarresta Joe Ogura, non lo stupro della ragazza 19enne, ma per l'omicidio di Junko. Insieme a lui arresteranno anche Watanabe, Minato e suo fratello. A volte la scoperta da parte della polizia di un caso e di un caso di omicidio in cui vengono trovate almeno parte dei colpevoli può essere un po' un'occasione per poter fare giustizia. Qui in questo caso purtroppo non sarà così. Se possibile, qui il caso diventa ancora più triste e prenderà una piega, secondo me, ancora più ingiusta. Questi ragazzi, nonostante i loro precedenti, nonostante quello che avessero fatto, hanno dalla corte un regalo, l'anonimato. Infatti i ragazzi sono all'interno di un arco tra i 16 e i 18 anni e proprio per questo hanno delle attenuanti da parte della corte, da parte del giudice, che decide di dar loro i benefici che si danno a chi commette dei crimini in giovane età. Lo stupro di Junko, la tortura e il suo omicidio vengono considerati un reato giovanile e questo darà ai colpevoli l'anonimato. Il pubblico rimane letteralmente sconvolto da questa decisione, lo trova ingiusto, soprattutto per l'età dei ragazzi coinvolti. Hanno 16-17 anni, non 12 o 10 anni, non si sta trattando di bambini preadolescenti, ma di persone che si stanno letteralmente affacciando all'età adulta e che hanno commesso tanti crimini così terribili, non uno, ma tanti, e reiterati per così tanto tempo, per 44 giorni. Parte dell'opinione pubblica giapponese considera tutto ciò un regalo fatto a dei colpevoli, a dei criminali e un'ingiustizia nei confronti di Junko. Così un giornale deciderà di pubblicare le foto e i nomi dei colpevoli. E la corte prenderà un altro provvedimento, ovvero quello di regalare nuove identità a questi colpevoli. I ragazzi si dichiareranno colpevoli alla corte, ma non colpevoli di omicidio, ma colpevoli di aver procurato delle ferite che hanno portato alla morte della ragazza. Sentendo questa storia capiamo benissimo che non è questo il caso. Non l'hanno per caso tagliata e lei è morta dissanguata. C'è stata della tortura, ci sono stati degli stupri, c'è stata della violenza portata avanti per 44 giorni. L'hanno effettivamente uccisa. Nel luglio del 1990 Miyano, il ragazzo rifiutato da Junko, quello che ha ideato il suo rapimento e tutto, viene condannato a 20 anni di carcere, la seconda sentenza più ampia dopo l'ergastolo. All'epoca dell'omicidio lui aveva 18 anni, eppure viene giudicato come un minore. Miyano era il ragazzo connesso con la Yakuza, da non confondere con Minato. I genitori di Miyano, che erano all'oscuro di tutto ciò, al contrario degli altri, decidono di vendere la loro casa per guadagnare all'incirca $500,000 e dare quei soldi ai genitori di Junko. Per la tortura, per lo stupro, per il rapimento, per l'uccisione di Junko, Miyano avrà solamente 20 anni di carcere. Nel 2004 chiede la libertà vigilata e gli viene negata, ma dopo diventerà libero. Nel 2013 verrà di nuovo portato in carcere per truffa, ma verrà rilasciato neppure 30 giorni dopo per insufficienza di prove. Ma anche altri vengono condannati, delle condanne sinceramente ingiuste, totalmente ingiuste, tipo quella di Minato. Minato è il ragazzo che dentro casa sua, con i suoi genitori e il suo fratello, ha tenuto prigioniera Junko, l'ha stuprata, l'ha torturata. Lui inizialmente viene condannato tra i 5 e i 9 anni di carcere per tutto ciò, ma fa anche appello, come per non avere abbastanza faccia tosta, fa appello e la sua condanna viene anche diminuita, dai 4 ai 6 anni di carcere, per tutto quello che ha fatto a quella ragazza. All'epoca lui aveva 16 anni e non stiamo parlando di un bambino, e non stiamo parlando di una cosa piccola. 4 o 6 anni per aver torturato, stuprato e ucciso una ragazza. La cosa è ancora peggiore perché i suoi genitori, che sapevano tutto, non hanno detto niente. Suo fratello, che sapeva tutto, non hanno mai denunciato, non hanno mai tentato di fermarlo, non hanno mai tentato di salvare Junko, non verranno mai incriminati per nessun reato. I genitori di Junko sono ovviamente sconvolti da queste sentenze perché sono non leggere, di più. Inoltre sono sconvolti che i genitori di Minato non siano neppure condannati per nulla, nonostante sapessero delle violenze di tutto. Quindi avvieranno una causa civile che vinceranno. Non ho trovato abbastanza informazioni su come sia andata, c'è solamente scritto che poi Minato abiterà con sua madre e non lavorerà più. Boh, io trovo sinceramente totalmente assurdo che non siano andati in prigione, non siano stati condannati per nulla dopo
44 giorni in cui non hanno fatto niente davanti a una violenza simile. Anche l'altro ragazzo, Watanabe, viene condannato dai 5 ai 7 anni di carcere perché all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Lui dopo la prigione uscirà e si sposerà con una ragazza. E una delle storie più terribili che farà arrabbiare maggiormente forse è questa, quella di Joe Ogura. Lui verrà condannato a 8 anni di riformatorio perché all'epoca degli eventi e delle torture nei confronti di Junko aveva solamente 17 anni. Solamente, tra mille virgolette, esattamente gli stessi anni della loro vittima. Una volta uscito di prigione si dice si sia vantato di quanto fatto a Junko e di averla fatta franca. Nel 2004 viene di nuovo arrestato per aggressione, perché aggredisce un uomo convinto che sia in realtà l'amante della sua fidanzata. Joe Ogura, in pratica nel 2004, prende questo ragazzo, lo picchia e lo trascina e lo butta dentro il suo camion. Lo porta nel bar di sua madre, in cui lo nasconde, lo picchia ininterrottamente per 4 ore e lo minaccia di morte. Gli dice che già ha ucciso qualcuno e l'ha fatta franca diversi anni fa. Joe Ogura verrà arrestato e verrà condannato a 7 anni di carcere. E la cosa peggiore arriva qui. La madre di Joe Ogura è anche arrabbiata per questa questione. Addirittura hanno scoperto che la madre aveva vandalizzato la tomba di Junko, la ragazza che suo figlio ha torturato, stuprato e ucciso. E anzi ha vandalizzato la tomba della ragazza colpevolizzandola, dicendo che è colpa sua che la vita del figlio sia stata rovinata da quella ragazza che lui ha torturato, ha rapito, ha stuprato e ucciso. Quanto subito da Junko è orribile oltre misura. Ma la cosa che forse colpisce maggiormente nella sua storia, oltre che nessuno abbia mosso un dito, forse sono proprio le condanne, perché le condanne sono una cosa totalmente inspiegabile, leggerissime. 4-5 anni. Non stiamo parlando di bambini, che quindi persone molto piccole che forse non si rendono neppure conto di aver commesso un crimine, un atto terribile. Non stiamo parlando di un bambino di 10 anni che magari uccide un altro bambino. Stiamo parlando di persone che sono vicinissime alla maggiore età, vicinissime all'essere adulto. E 5-6 anni per aver fatto tutto ciò a una ragazza della loro stessa età è ingiusto, non è questa giustizia. Trovo totalmente inspiegabile onestamente queste condanne, queste sentenze. La pena di morte non è una soluzione. Così purtroppo non scompaiono le violenze, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo visto in anni di pena di morte. Il carcere deve essere riabilitativo, ma deve essere una giusta condanna per ciò che si è fatto. E onestamente questa secondo me non è del tutto giusta. Persone che hanno fatto qualcosa di così terribile per così tanto tempo e con diverse vittime, con diverse ragazze che hanno rapito e stuprato, non può essere tutto rimesso a posto con 5 anni di carcere. E forse proprio tutte queste ingiustizie sono il motivo che spingono ancora oggi a interessarsi al caso di Junko. La sua storia infatti ha generato 3 libri, diverse canzoni, un film. E forse queste condanne non adeguate, quindi questo senso di ingiustizia che inevitabilmente c'è quando c'è un reato e quando qualcuno perde la vita, sono aumentate. E proprio questo motivo forse stimola le persone a parlare ancora del suo caso e far conoscere la sua storia, in un certo senso dar giustizia a quanto ha subito, anche dopo morta. Forse questo è il motivo per cui molti desideravano parlarsi di questo caso. Secondo me, non lo so, quando si parla di queste persone è un po' come un modo per ricordarle e mantenere vivo il loro ricordo, almeno nonostante non siano più in vita. Voi però cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Spero che sia stato interessante questo video, così come le riflessioni che sono nate da questa storia. Spero di avervi raccontato una storia che non conoscevate, oppure vi ho fatto riflettere su fatti nuovi, nuovi aspetti. Grazie mille ancora per aver visto questo video, per essere iscritti al mio canale, per i like, per tutto l'affetto che dimostrate a questo canale, così come a queste storie. Quindi grazie mille davvero per la sensibilità che dimostrate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!